Se sempre mezzogiorno, Antonella Clerici racconta. Oggero un pogi, s. Antonella Clerici all'inizio della diretta dai, se sempre mezzogiorno dai oggi. Ero un pogi, s. Nuova puntata dai, se sempre mezzogiorno oggi, martedì, se 23 febbraio 2021, come sempre con la conduzione dai Antonella Clerici, cei all'inizio della diretta, raggiungendo Fulvio Marino, ha rivelato ai telespettatori. Sapete ce io vai racconto sempre tutto. Oggero arrivata chi un po' gi, s, non proprio brillante come al solito. Poi ho visto Alfio e la mia giornata, se svoltata in positivo, ha aggiunto subito dopo, spiegando che il suo stato d'animo dai stamattina era dovuto un po' a tutto ci, s, ce sta succedendo. Antonella Clerici all'inizio della puntata dai oggi dai, se sempre mezzogiorno. So ce l'attualit, s, se dramatica. Sempre all'inizio della puntata dai, se sempre mezzogiorno dai oggi Antonella Clerici ha ricordato ancora una volta ce lo scopo della sua trasmissione. Se quello dai far trascorrere agli italiani un'ora e mezza dai leggerezza, sottolineando. So c'è le. Il momento divertente, per strappare un sorriso ai telespettatori, non sono mancati. Alfio sì, si infatti presentato in studio vestito da cane della carica de 101, o meglio de 102. Dato che quella dai oggi, è stata la puntata numero 102 dai, se sempre mezzogiorno, venerdì, se scorso Antonella Clerici ha infatti chiuso la diretta soffiando le candeline per la centesima puntata. Se sempre mezzogiorno, puntata dai ieri. Gli ascolti dai Antonella Clerici dai lunedì. 22 febbraio 2021. Anche ieri, come ogni giorno, Antonella Clerici con se sempre mezzogiorno, Drop ha ricordato un'attrice scomparsa, ha ottenuto ascolti, su cei positivi. A trascorrere l'ora dai pranzo in compagnia del programma culinario dai Raino, come apprendiamo da TV Blog, sono stati infatti quei 6.800.000 telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 15%. Nello specifico i telespettatori sono stati 1.799.000, mentre la media dai share del 14,9%. A parlare del successo del programma nei giorni scorsi, c'è stato anche un noto giornalista,